visti numerosi casi che sono concentrati in un focolaio che è ubicato nel raggio di circa 3 chilometri tra Badiate d'Alde e Ponte Presale, frazione di Sestino, abbiamo deciso, congiuntamente a Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Prefettura di Arezzo e Comune di Sestino, di adottare delle misure un po' più stringenti per evitare gli spostamenti in uscita. Badiate d'Alda si blinda, nessuno fino al prossimo 16 aprile potrà così uscire dal comune che diventa zona arancione. Il primo cittadino, Alberto Santucci, ha infatti firmato un'ordinanza sindacale urgente per contenere il più possibile l'espandersi del coronavirus. Da questa ordinanza che vincola e limita le uscite sia dal capoluogo verso le frazioni, sia dal comune di Badiate d'Alda verso l'esterno, sono esonerate una serie di categorie, medici, paramedici, forze dell'ordine a priori, senza bisogno di doverlo scrivere, quello per legge, e poi sono esonerate delle particolari, specifiche situazioni in cui una persona che ha l'assoluta necessità di spostarsi fa una richiesta scritta al comune, spiega i motivi, se la ritengo valida, la trasforma in un decreto sindacale autorizzativo che viene protocollato, firmato e consegnato alla persona. A quel punto la persona, per uscire dal confine comunale, deve portare dietro due fogli, la ultima autodichiarazione, quella con anche la certificazione di non essere in quarantena, più il decreto sindacale. Ad oggi nel piccolo capoluogo si contano già 3 vittime, 27 casi positivi, di cui 3 ricoveri ospedalieri in terapia intensiva e in condizioni critiche, ed oltre 40 casi di isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, numeri allarmanti per un piccolo capoluogo che conta in tutto circa 1.000 abitanti. In più attendiamo l'esito di 41 tamponi fatti ieri pomeriggio. Quindi la situazione sicuramente è grave. Resteranno ovviamente garantiti i rifornimenti di merci, così come farmaci o materiale di prima necessità. L'ordinanza che interessa il comune di Badiate d'Alda non riguarderà l'enclave di Caraffello. Mentre il divieto d'accesso ai cimiteri, giardini pubblici, impianti sportivi, divieti di assembramento con più di due persone riguarda tutto il territorio comunale e la sanzione di 1.000 euro per ogni infrazione copre anche Caraffaello, invece in uscita, ecco, per il vincolo d'uscita, considerando il fatto appunto che è un'enclave, che quindi non c'è lì dentro né un distributore, né un alimentari, né una farmacia, ecco, il vincolo in uscita non vale, non si applica, non è efficace per l'isola amministrativa.